Ci fermiamo qua a far volare il Mavic? Sì, attento, attento. Bene fans, visto che su era impossibile far volare il drone, visto qua sotto il lago, proviamo a fare due riprese qua, a vedere cosa si vede. Ciao fans, nella prima parte di questo viaggio siamo partiti da casa in direzione Lago d'Iseo e dopo aver fatto circa un'ora di autostrada abbiamo trovato un tizio che stava entrando in superstrada in contromano. Dopo aver evitato l'incidente abbiamo percorso il lungo lago che non dà mai grandi emozioni fino all'inizio del passo di Croce Domini che abbiamo trovato in condizioni discrete. Una volta arrivati in cima al Croce Domini abbiamo fatto volare il drone notando che la tempesta che l'anno prima aveva fatto cadere moltissimi alberi in Trentino aveva sconfinato anche in questa zona di Lombardia, abbattendo tantissimi alberi. Dopo aver fatto atterrare il drone, siamo ripartiti in direzione Passo del Maniva, scoprendo che la strada di collegamento in realtà era sterrata. E proprio qui, sotto al temporale, sulla strada sterrata piena di fango, che ci eravamo salutati. Vi lasciamo quindi ora con la seconda parte di questo viaggio. Buona visione! E niente, facciamo questa cosa asfaltata e il cielo però... cioè, brutto. Eh? C'è luna, guarda. Siamo sicuri? Non è che c'è tanta alternativa? Sì, girare la moto e tornare verso casa. Come preferisci tu? Oh cazzo! Occhio! Porca la vacca! Dai, bella sta strada! Sì, bella! Porca tro... Vacca impestata! Cosa c'è? Ciao! Boh, ci conosce? Boh. Mi sono fermato, ma... Boh, tutto bene! Madonna santa! Vabbè, la caratteristica comunque, Ma proprio solo sto pezzo che c'è questo tempo orribile. Beh, però è bello. Il paesaggio. Sì, il paesaggio è bello. Però inizia a piovere. Porca vacca! Occhio. Vabbè, porca miseria. Stavo scivolando sulla cacca di mucca. Che schifo. Che mi è partito il davanti. Io mi ricordo ancora la sensazione di quando ho calpestato la bicia. Dai, ci sono passata proprio sopra. Ho sentito proprio che schifo. È la cacca ancora più viscida. Ecco, adesso piove proprio. L'importante è che stiamo scendendo. Sì, beh, prenderla in salita in discesa cosa cambia? Stiamo andando verso la pianura. Sì, ma stiamo andando anche verso... stiamo anche andando verso la pioggia. Vacca pelanda! Occhio qua, Porca vacca, c'è un cratere. Dai, ci stiamo fortificando per l'inverno, stiamo facendo le difese immunitarie. Esatto. Davanti di là si apre un po' il cielo, bisogna arrivarci però. Bello.
Oh, smetterà più avanti, Si spera. Dipende quanto più avanti, però. Anche perché mi sembra che peggiori. Beh, però in teoria stiamo andando verso il cielo azzurro. Sì, beh, oddio. Verso di là. Si sta Moana è esaurendo l'impermeabilità della pelle. Che cazzo è? Porca. Ma cos'è? Guarda, c'è un fiume. C'è un fiume. Bello. La mia visiera è talmente appannata che non vedo più. Sembra di essere in pianura padana al mese di dicembre. Porca vacca. No, ma dai, andiamo a fare il posto Croce Domini. Che sì, bella idea del cazzo. Allora, là è azzurro, là è nero. Azzurro, nero, azzurro, nero. Vabbè, posto Croce Domini bocciato. Sì. Porca vacca. Oh, questi qua arriveranno da fuori. Questi qua hanno il vero spirito motociclista dentro. Asfalto asciutto. Attenzione, non piove più. Si può preparare l'attacco alle macchine. Attenzione, che sfruttavano il vantaggio sull'asfalto bagnato. Ah, guarda, c'è una diga. Porca puttana. Hai visto? No. Di Mercedes era? Ero impegnato a urlarti nell'orecchio. Oh sì, sole. E questi qua non sanno cosa lo... Non sanno cosa gli aspetta. Esatto. Surprise. Surprise, motherfucker. A few moments later. Ma davano sole, meno male, pensavo se davano pioggia. Sai cosa dovremmo fare? Schifo. No, adesso che ha smesso di piovere. Asciugare la lente della telecamera, riprendiamo tutto con la pioggia davanti. Esatto. Fermiamoci là che è in piano. Ti ho tamponato. C'è una pe morta sul mio serbatoio. Ma va? Sì. No, non è morta, si muove ancora. Ah. Ma io rispetto tutte le creature viventi. Tutto bene? Che merda. Avevo le salviettine. Sì, ho capito, ma il mio zaino come ha conciato? No, non... No. No, tutto bene, perché mi voglio guardarlo. Che schifo. Sì, ma il mio è peggio però, Sì, ma vogliamo parlare del mio scarico, della moto in generale? Dai, però veloce, che sennò inizia a piovere di nuovo. Alza la testa. Dai, leviamoci dal c***o prima che inizi a piovere di nuovo. Ah, tu hai asciugato la visiera? Sì. Io no. Ormai si asciugherà col vento. Beh, dai, è un'avventura da raccontare. Esatto. Supero. Vieni, non c'è nessuno. No, ma cosa si mette in mezzo? Ancora nessuno, vuota. Sì, guardando questo qua è tutto nell'altra corsia, quindi non è che questo fa granché. Dai, adesso ce la fai a superarlo, però. Allora, qua c'è un altro passo, maniva, però... Boh, non so, rischiamo? Se vediamo che il tempo fa cagare, torniamo indietro. Tanto la strada è quella lì che dovevamo fare. Occhio, 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 occhio. Ho perso il posteriore tantissimo. Io l'anteriore. Meno male che siamo venuti giù piano. Bene, fans, proviamo a fare il passo maniva che avremmo dovuto fare facendo la strada sterrata in realtà. Però io non sapevo fosse sterrata. Quindi proviamo a salire da qua, saliamo, scendiamo, vediamo com'è. Farà cagare, sicuro. Promettente. No, amore. Beh, non lo faremo mai più se non andiamo a vedere cosa com'è oggi. Beh, bello comunque. Sì, sì, bello, bello. Bello, bello. Poi con la macchina qua non ho capito se funziona nafta o... Sì, appunto. Un cerchione appeso lì. Che boss de merda. Magari poi arrivi su, stupendo. Porca. Bello. Meno male che abbiamo i K che sono da enduro. Sì, esatto. Occhio, manutenzione stradale ottima! Occhio che qua fa schifo. Oh, vado. Là là. Porca cos'è?
tra la sabbia, le buche, guarda qua. Ma si può avere delle strade conciate in questa maniera? Ma neanche in Burundi, eh. La Madonna, cos'è qua? Beh, penso che siamo in cima così. Sì, siamo arrivati anche in cima al passo del Maniva. Salame, polenta, salamina, formaggelle. Adesso facciamo questa lunghissima discesa impervia. Occhio le buche. Sì, ma non sono buche, sono crateri. Sì. Guarda qua. No, qua stanno giù la strada. Occhio. Porca vacca. Che devi fare lo slalom. Porco cane. Porca troppo. Stava scivolando, era bagnato. Beh, direi che sì, è abbastanza bagnato. Porca vacca. Beh, buona idea. Sì, sì, ottima idea. Ottima, non buona. Buona lo step primo. Ah, c'è. Occhio cratere. Cavacca. Occhio che qua ci sono i crateri. Occhio che quel pezzo qua è brutto, eh. Cioè, sono buche, sabbia, sassi, tutto. Oh, è finito questo incubo. Ah, che blitz la sabbia prima. Se questo non è un passo, è un aborto. Ma come si fa ad avere un asfalto? Cioè, sinceramente, di tutti i passi che abbiamo fatto in questi 2 anni insieme, questo è il peggiore. Questo era il più merdoso, dai. Ma si può avere, cioè, ma a parte le buche, cioè, buche, crateri, a parte i crateri, ma poi c'è sabbia, sassi. Ma la manutenzione stradale la vogliamo fare? Boh. Non che qua in pianura sia... No, ho capito, ma lì c'è imbarazzante. Cioè, è veramente da rischiare di morire. Ma porca. Saremmo dovuti andare a fare la Valtrebbia. Almeno prendevamo il sole. Fa un po' di sole. Cioè, facciamo un po' di bagarre? Facciamo un po' di bagarre. Già che c'è l'asfalto bello, per modo di dire. Almeno non ci sono le buche. Ah. Ma è verde questo lago? Sì, l'ho visto. Ah, si è finito. Devi andare a sinistra. Madonna di Campi, Trento. Immagino che dovremmo arrivare alla fine del lago, girargli dietro, scollinare qua la montagna e arrivare giù sul lago di Garda. Trentino? Ah, siamo in Trentino. Velox. Sono più finti dei miei capelli tra qualche anno. Guarda, c'è una zebra sopra qua al tetto. Guarda, una zebra e una zebrina. Bello, dobbiamo andare proprio verso dove è nero là nelle montagne. Valle di Letro. Mi sa che devi girare. Tieni la destra. Riva del Garda. Sì, dobbiamo andare a Riva del Garda. A destra. Sì, a destra. Sarà dentro in quella valle lì sotto le nuvole nere. Bene. Ma non benissimo. Inizia una pseudo strada di montagna qua avanti. Marca vacca. Non so, scendiamo, spingere. Dai, questa panda cross sul chilo. Ciao fans, siamo qua in cima al passo del Maniva. Sta piovendo. Luna ha deciso di andare in bagno, probabilmente ha iniziato a piovere. Chissà tra quanto tornerà. Sono... non lo so, che ore sono? Ci sono 10 gradi comunque, molto bene. Bel tempo.